carnevale storico, riconosciuto in tutta Italia per l'importanza, oltre che avere una grande valenza culturale, sociale e economica per il territorio di Fano, ormai sempre più deve riscoprire una grande opportunità dal punto di vista della promozione turistica. E allora è chiaro che la Regione Marche sui grandi eventi, oltretutto che sono fatti fuori stagione, questo diventa importante per far diventare le Marche attrattiva da questo punto, sicuramente vuol essere vicina e vuol essere presente. Dobbiamo mettere in discussione della presidenza dell'associazione tutta un'opportunità che permetterà di avere un respiro almeno pluriennale. Ecco, su questo dobbiamo lavorare e la Regione, per quello che riguarda, sarà attenta e vicina a creare progettualità che possono essere allo stesso tempo opportunità lavorative e di grande promozione. Su questo sicuramente c'è l'impegno di tutta la Giunta regionale, in particolar modo mio e del Presidente Ceriscioli. Ci abbiamo messo un po' a stilare questo progetto perché i progetti hanno bisogno di tempo e forse qualcuno ha pensato che in questi momenti di silenzio noi non lavorassimo. Abbiamo lavorato tanto perché adesso abbiamo un obiettivo, quel progetto da poter portare a termine con un passetto alla volta, con tutta l'umiltà possibile, con l'aiuto di tutti. Però adesso abbiamo un progetto che vediamo che riscontra molta positività anche nelle aziende stesse che fino ad ora avevano magari delle reticenze perché delle aziende a livello nazionale magari non hanno interesse a promuovere i propri prodotti a livello locale. Se invece riusciamo a sfondare le mura augustee, come diceva qualcuno prima, anche le grandi aziende avranno interesse ad essere con noi, a sostenere il nostro carnevale, perché saranno loro stesse, se diventiamo forti, a voler partecipare e a voler aiutare il carnevale di Fano.